collega a livello intrinseco. Eccoci qua! Buonasera a tutti, Lim e Friends. Questa sera vediamo l'episodio numero 11 dei Cavalieri dello Zodiaco. Abbiamo un parterre di ospiti eccezionali, tra l'altro anche in GL che è acclamatissimo e attesissimo la sua presenza. Ma prima andiamo con la sigla. Le news della settimana! Che non era questa! Questa invece è la sigla delle news della settimana. Quindi la sigla vera, eccola qua! Adesso il solito tributo del nostro Agostino, vai Ago! Il cuore batte ancora in me. Batte come batte quello di Lehman Friends, che ha organizzato questa splendida diretta insieme a tantissimi amici ospiti. Insieme ripercorreremo le avventure dei Cavalieri dello Zodiaco. Ma per farlo, occorre che io faccia bruciare il mio cosmo! Brucia! Cosmo delle 13 stelle, brucia! Le forze oscure devono cedere il passo! Fulmine di Pegasus! Madonna santa, grazie Agostino. Andiamo subito con gli ospiti. Eccolo qui, uno dei Lehman Friends, NGL. Ragazzi, ho i brividi, cioè che fantastica questa interpretazione di Pegasus. No, veramente, veramente, bellissima, grandi, Allora, grandiosi. senti, ma ti sei emozionato più per Agostino o più per la canzone della sigla? Allora, intanto sei un genio del marketing perché le news della settimana le abbiamo buttate là. Prendete nota, mi raccomando, tutti quanti e vedetele. Poi, no, vabbè, devo dire, adesso sono veramente l'interpretazione qui che abbiamo adesso sentito di Pegasus è favolosa, quindi mi ha emozionato tantissimo quella. La sigla ormai lo sappiamo, è best seller in tutti i migliori tabaccai di Roma e non solo. E quindi Esatto. comprate la nostra sigla dei Cavalieri del Zodiaco, Al ragazzi. tabaccaio trovate la sigla più una LOL. Allora, insieme ad Sì. NGL questa sera abbiamo Dioscuri tutti e due. No, c'è solo Vale. Ciao a tutti, ciao, ciao Ciao. Enziel, Francesco, grazie Ciao. e grazie Ciao anche Vale. a te. Bellissima interpretazione, ha fatto venire brividi anche a me. Allora, insieme a Vale, io vorrei presentare questo nuovo ospite, è alla sua praticamente prima apparizione nei Lime Friends. E lo vado a presentare così, Antonio, Anthony, fatti sentire! Salve ragazzi, buonasera! Ciao Antonio! Come stai, Antonio? Tutto Sento bene? della musica in sottofondo. Tutto Ciao bene? Antonio! Sento un citofono. Sì, Pure io non so che cos'è. è il mio telefono Sento di un casa, ma non telefono, un ci fate caso, citofono. insomma. Non ci fate caso. No. Non ho capito. Sento un Sì, no, c'è un treno, no? telefono di sottofondo, va bene. Allora, senti, passiamo subito alle presentazioni. Allora, stasera, NGL, tu torni dopo un pochino di assenza, ti sei fatto desiderare, anche in chat ti hanno chiesto a gran voce. Come va? Come va? Ma sai, come tu sei un gran genio del marketing, insomma, cerco di cavarmela anch'io, quindi mi faccio un po' desiderare per poi tornare nel momento più bello. E stasera c'è un grande episodio da vedere tutti insieme, no? Scherzi a parte, no, sto bene. Purtroppo non sempre riusciamo a fare quello che ci piace, no? Sentirci qui e farci quattro chiacchiere, ma quando è possibile ci sono sempre, lo sai, soprattutto per i nostri cavalieri. Grande NGL. Allora, questa sera abbiamo pure allora, Dioscuri, l'altra settimana, anzi 2 settimane fa mi sei mancato. È Come lui. va? Tutto bene? Sì, sì, sì. Ti sei messo a paro con la puntata? No, quella vacante io non l'ho vista perché solo con voi potete vedere.
immaginavo che succedesse questo ennesimo colpo di scena. Però Francesco, perdonami, perché insomma la cosa bellissima che tu hai detto forse l'altra volta, insomma, quando c'ero anch'io in live, cioè che vedere i Cavalieri insieme a degli amici, no, rispetto a quando eravamo piccoli che ci giravamo per condividere, no, quella scena magari con qualche amico, ma non c'era nessuno perché eravamo da sola in stanza, quindi è bellissimo viverla insieme agli amici. Sono completamente d'accordo. Allora ragazzi, Dioscuri, Valerio, qui abbiamo Valerio, ma insieme anche a Daniela, l'altro componente di Dioscuri, si occupano di diorami e di tutto quello che è artistico. Andate a vedere, date un'occhiata alla pagina Facebook, perché in questo periodo prenatalizio stanno preparando un qualcosa di eccezionale. Allora, Vale, faccelo vedere. Infatti, le ho preso le palline. Le palline sono andate, allora Vale, le palline sono andate, aspetta che voglio un primo piano, perché le palline, non so se si vede, palline bellissime, aspetta, eccoli qua, queste sono in lavorazione, però se vuoi ho anche qualcosa di cattivo. Sì, vai un po' a scatti, Vale. Lo so, la connessione non è molto buona oggi. Vedo anche te a scatti. Infatti, si rallenta un po'. Va bene, comunque le palline sono andate a Ruba, le palline di Natale che adesso vi faccio vedere. Francesco, le ho preso pure io. Come? Le ho prese pure io. Da Valerio. L'ha prese anche Antonio. Facciamo vedere subito il video presentativo. Sono delle palline natalizie. Io ti ho visto basito. È bellissimo. Basito. Tra l'altro, è anche il mio segno zodiacale in quel caso. Oh. Quindi, veramente figo. Ti ho visto basito, ma vi dico una cosa: tutti quelli che ci ascoltano adesso in diretta oppure che ci ascolteranno poi in post-visione, a meno che non lo vediate ad aprile, quindi magari Valerio avrà inventato le palle di Pasqua oppure gli agnelloni pasquali, però insomma potete direttamente contattare la pagina Facebook di Oscuri e prenotare una vostra pallina a scelta, vero Vale? Oppure ovviamente non ci sono soltanto questi sul suo canale, ci sono anche tutti i diorami che voi volete a scelta, anzi io poi tra l'altro prima o poi farò un diorama per ogni saga. Antonio, tu prima volta insieme a noi, come stai? Tutto bene, amico cavaliere, tu? Allora, dovete sapere che Antonio è un grande appassionato dei Cavalieri dello Zodiaco, lo abbiamo contattato proprio per questo, appassionato e informato, a tutti i Midclot anche lui. Non lo so, non ce l'hai qualcosa là dietro da farci vedere? Eccolo! Aspetta! Zoom! Eccolo qua! Fichissimo! Felix! Faccio un fantasma qualcosa diabolico! Qualcosa ci dice che è il tuo personaggio preferito! Sì, è il mio personaggio preferito. Anche se oggi sto un po' con la raucedine, perché stamattina Napoli qua sembrava Torino, Milano, era un spasso di nebbia dappertutto, quindi mamma mia, non si vedeva niente alle 6 del mattino quando sono andato al lavoro. Infatti Giovanni adesso non è presente, che oltre a un collega siamo carissimi amici, stamattina veramente una tragedia per arrivare a lavoro, proprio mamma mia.
Allora, fra l'altro, io ho una bella sorpresa per voi perché ci ha raggiunto un amico, lo vedo nel backstage, un amico che doveva mancare, ma invece ci fa sempre questi scherzetti. No, non ci sono, sì, ci sono, no, non ci sono, sì, ci sono, no, non ci sono. E invece c'è sempre Frank di San Grande Frank! Italia. Buonasera, Frank. Buonasera a tutti, buonasera ragazzi, buonasera. Grazie, come state? Frank. Ciao, Frank. Come mai ci hai raggiunto poi alla fine? Sono contentissimo. Vi ho fatto una piccola sorpresa, però in realtà starò pochi minuti, era giusto per un saluto. E dopo quando iniziate però dovrò staccare perché stasera ho tante cose da fare, ecco. Vabbè, ma così tu ci incuriosisci. Adesso noi vogliamo una webcam che rimane accesa per vedere che cosa farai appena uscirai. Intanto vi svelo quello che farò domani. Dovrò smantellare tutto quello che abbiamo esposto al Film Musica. Aie. In realtà dovevo già farlo prima, però ci sono state le feste. Si è prolungato un po' perché abbiamo dato la possibilità a qualche ritardatario, chiamiamolo così, di poter venire, però in teoria domani mattina dovrò smantellare tutto. Però c'è una piccola sorpresa, i miei modellini comunque rimarranno, non so fino a quando, e quindi chi si è perso questa cosa non vedrà tutti i modellini che c'erano, però comunque vedranno i miei, quelli che si usano per le varie esposizioni dovunque andiamo, in ogni tempo, in ogni luogo e in ogni lago, ecco. Allora, stiamo parlando di quale città, Frank? Tanto io ho problemi. Provincia di Vicenza. Tra l'altro volevo rispondere ad Antonio, oggi sembrava al nord. Pensa qua che il nord è tutti i giorni così. Bravo. È la tosta. Allora ragazzi, salutiamo anche un po' chi ci sta seguendo in live, e nella chat c'è Daniela, c'è Leo. E non Valerio, so, io sto ancora aspettando che mi fai sapere. Frank, ho detto allora, che c'è dei tempi, delle tempistiche. Lo so, no, lo dico, però sto aspettando, quello dico, sono impaziente. Vai tranquillo, Frank. Allora, io vi dico soltanto una cosa. Cominciamo, abbiamo fatto un po' di presentazione, ci siamo anche dilungati un po' troppo. Cominciamo nell'analizzare la puntata precedente. E comincio da Valerio. No. No. Allora, cominciamo ad analizzare la puntata precedente. Si intitolava una difficile decisione, adesso non mi ricordo. Una difficile, sì, decisione. E abbiamo fatto la conoscenza del grande Moore, il dragone con quel birichino del maestro dei cinque picchi che fa gli scherzi, dice: no, Sirio, io ti avevo detto che stavo male, ma non stavo male, ti volevo mettere alla prova psicologicamente. E invece non era così. Però che sensazioni avete avuto nel conoscere per la prima volta tutta la parte del Tibet, il grande Moore e Kiki? NGL, tu l'hai vista la puntata? Da bambino, sì, e poi tantissime altre volte durante la mia vita, assolutamente, così come tutti gli altri episodi. Non l'ho vista di recente, però la ricordo, perché per esempio io ricordo una cosa molto bella di quell'episodio che mi è rimasta impressa, quando Sirio combatte sul ponte con gli scheletri, diciamo, come i non morti, no? Che popolano la valle, la montagna, insomma. E non so perché, ma da bambino questa scena mi è sempre essere che è un po' un inedito, no? Vedere un cavaliere che combatte contro questi tipi di mostro. E poi vabbè, l'ho detto forse un paio di puntate fa che con il grande Mu è stato un amore a prima vista, cioè avendolo già visto lì in quell'episodio, non sapendo nulla di chi poi sarebbe stato, no? Per me Mu è uno dei più grandi di tutti, quindi è uno dei miei preferiti e me lo sono portato sin da quel momento fino alla fine. Tu pensate ragazzi che io scrissi una fanfic sul personaggio del grande Moore e non so se ancora si trova su internet, però la pubblicarono in uno dei primi siti internet sui si chiamava tipo i cavalieri dello zodiaco.it, ma lo vi dico che la questo. Pubblicarono nel 2002, nel 2003, cioè erano i primi siti internet e si intitolava perché mi ricordo il sito. Si intitolava Il Grande, perché io l'avevo dedicata tutta al grande Moore.
tutta la sua parte iniziale per prendere l'armatura. Era molto interessante. Infatti, ha fatto un successo, non la conosce nessuno. Vabbè, comunque. Beh, no, Frank ha detto che si ricordava il titolo, già qualcosa. No, mi Titolo ricordo il sì. sito e mi ricordo di aver letto un qualcosa sul grande muro, qualcosina mi ricordo, sì. Ma allora C'era un... sei un. Hai comprato il mio libro? Tu devi comprare il mio prima. Allora, attenzione ragazzi, perché prima di dare la parola a qualcun altro, io volevo fare entrare un altro personaggio che sembrava scomparso e invece non lo è. Giovanni! Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, perdonate il ritardo. Ciao Giovanni. Allora, Giovanni, Midcloth Chronology, lui ha un canale YouTube, io ti faccio sempre una presentazione perché è giusto che tutti quelli che sentano debbano sentire nel suo canale, lui fa subito la presentazione della costruzione di questi Midcloth, eccoli qua, come questo, il più forte, Aspida e Sidra. Era uno dei più forti, però purtroppo per alcune problematiche di marketing l'hanno dovuto nerfare e quindi adesso è Avrebbe solamente. rotto il posto al protagonista, altrimenti. Ricordiamolo, l'unico personaggio che dice di avere la sua arma segreta, cioè il veleno negli artigli, ma poi inquadrano gli artigli e dentro non c'è niente. Non so se ricordate le prime puntate, però era molto. Ragazzi, il più forte è il lupo Era perché una manco un scienza secondo è abbastanza durato. tecnica. Non ha avuto tempo di esprimersi, Lupo, C'è neanche il tempo di purtroppo. dire buongiorno, disturbo? Infatti, è stato Era un tizio già durante la guerra galattica, praticamente, era una cinesata già dall'epoca. Allora, Valerio e Antonio non erano in live con noi 2 settimane fa, però io vi farei dire 2 parole sul grande Moore, perché sicuramente ve lo ricordate e vi piace tantissimo. Valerio, inizia tu. Allora, il grande Moore è un ricordo bellissimo perché, diciamo, affascinante, con questi capelli lunghi. Insomma, mi è rimasto parecchio impresso quando lo vidi da piccolo. Ma un'altra cosa mi rimase impresso, il combattimento di Ciro il Dragone su quel ponte, diciamo, fatto di roccia, e combattiamo con questi guerriero scheletri, come diceva in GL. E la cosa che mi rimase molto impressa era che questi scheletri non finivano mai, fondamentalmente. Ho questo ricordo, cioè lui più abbatteva, loro più si moltiplicavano praticamente. Non solo, ma poi avevano le voci di tutti i protagonisti, cioè c'era Andromeda che diceva: "Ah, Sirio, ti ucciderò!" E poi c'era anche Ma Pegasus. a questo noi comunque da piccoli eravamo abituati, cioè la prendevamo quasi come una cosa normale, sentivamo la voce, la riconoscevamo e dicevamo vabbè, così. Vero, Succedeva in tutti i migliori anime, no, dell'epoca. Antonio, che ricordi hai del grande Moore? Grande pure come, secondo me, come Virgo, bello, un cavaliere calmo, tranquillo, saggio, quindi poi diciamo è il carrozziere pure delle armature che le ripara, benevole le cose, quindi poi quel fatto che Sirio andò ai 5 picchi sacrificandosi, cieco, ha dato il tutto e di più per far sì che doveva compiere una missione importante. Quindi Grande Moore con Sirio hanno legato proprio in quell'istante proprio una cosa bella, mi è piaciuto proprio da lì i cavalieri, le puntate dopo i cavalieri neri, l'ho sempre detto questo fatto qua. Allora, Antonio, si è capito il concetto, però c'hai un piccolo disturbo nell'audio. Forse che c'hai gli auricolari? Forse ti struscia l'auricolare Non si sentiva sopra. bene o è la connessione? Adesso Molto si sente bene. molto meglio. Molto probabilmente Si il sente microfono meglio ti. adesso? Ok. Sì, adesso si sente bene. Molto probabilmente ti si sentiva male perché il microfono strusciava sulla tua bellissima felpa. Voglio vedere la felpa, Antonio. Sì, ok. Allora, io darei la parola a Frank perché non gli ho fatto dire niente sul Grande Muro e sulla puntata precedente. Frank, Qua. io so che Bellissima, complimenti. il Grande Muro è uno dei tuoi personaggi preferiti. Assolutamente sì. Fra l'altro, quello è uno degli episodi che ho visto di più da bambino perché da noi,
si ripeteva sempre dal primo episodio fino alla Casa del Leone, come in tutta Italia, però là ci marciavano parecchio per un bel po' di tempo da noi, e quindi era uno di quegli episodi, poi come tutti i Cavalieri Neri, poi il Grande Moore mi piaceva molto perché veramente sembrava un grande, no? Tra l'altro il Grande Moore, cioè questo che con i suoi poteri riusciva a far diventare dalla Torre di Pisa a far tornare tutto normale. E poi anche il fatto dei scheletri doppiati da Pegasus, eccetera, eccetera, facevano sorridere, però dai, è stato un bell'episodio, non disegnato benissimo, però comunque fa parte tutto della nostra infanzia. Poi il grande Moore è il mio segno zodiacale perché è l'Ariete. Poi vabbè, quando ho conosciuto Scio è un amore a prima vista, quindi poi immagino, ma questo è molto più avanti, ecco. Allora, io volevo dire una cosa, adesso ci accingiamo a vedere la prossima puntata, che è la numero 11, che si intitola Pegasus e Pegasus Nero. Immagino che sia un mistero l'argomento della puntata. Di cosa parleranno? Dal È come titolo... Pegasus contro Cassius, chissà. Oppure La casa di Leo, la quinta canocchia del titolo. Allora, ragazzi, io... Direi che siamo pronti. Alla fine ci facciamo un bel forum finale. Scusate, pure io sono un po'. Ho passato 2 giorni di raffreddore intenso e sono ancora un po' tutto intasato. Allora, voi Ti sento. siete tutti pronti per vedere la puntata? Beh, io devo andare Volentieri. via, eh. No. E te l'ho detto. E allora ho fatto bene a farti parlare per ultimo perché adesso quindi ti dobbiamo salutare. Sì, ecco, ho detto, fino a quando non iniziavate la puntata rimanevo, ecco, tutto qua. Mi Allora, dispiace perché poi è vediamo se Pegasus siamo contro tutti. Pegasus nero, quindi proprio la puntata dei mini L'apoteosi. Pegasus. Esatto. Tutti gli altri sono pronti? Siete tutti pronti con il tasto? Sì, ci siamo. Ok. Allora, prima di fare il countdown, congediamo il nostro Frank. Anche Agostino se n'è andato a casa perché non poteva vedere la puntata. Senza le scarpette per la palestra non vi faccio entrare in palestra, avete capito? Giusto, giusto. Allora, Ragazzi, salutiamo Frank, mi buonasera a raccomando, ci tutti. vediamo fra 2 settimane. E buona visione. Ciao Frank, grazie. Ciao Ciao. ragazzi, buonanotte. Ciao, ciao, Ok, gli buonanotte. altri scatta il conto alla rovescia. Avete tolto, attenzione perché c'è Antonio che alla prima puntata magari non ha tolto la È la sua sigla. prima Hai tolto volta. la sigla, Antonio? Perfetto. E allora Pronto, cominciamo. pronto. Va bene, così fa. Andiamo col 5, 4, 3, 2, 1, via. Luci. Ecco. Eccolo, Murri il Grande. Che bei disegni questi ragazzi. Continuiamo. Ah, comunque la scorsa puntata l'ha disegnata veramente bene, ragazzi. Oh, per me sì. Vediamo come inizia questa. Dai, dai. Tra l'altro mi sono ricordato di mettere i sottotitoli della versione originale giapponese. Wow. Scusa, ma come sono arrivati in questa valle? Ma che poi nel fumetto mi pare che si faccia chiaro riferimento, non so se qui pure hanno detto, sono le pendici del Monte Fuji. O comunque, insomma, una parte del Monte Fuji che è molto esteso in larghezza. No? Qua non lo so come, non mi ricordo sinceramente come se viene detto qualcosa. Milok dorme. Cioè,
pezzi di un'armatura in una valigia o in un borsone, per meglio dire, neppure la valigia, esatto, in un borsone. Lui addirittura si butta senza armatura. Cigno deve fare sempre il fighetto, no? Perché lui è proprio quando scende. Ma perché Pegasus non si è messo l'armatura? Perché Pegasus? Non si è messo l'armatura. Ce l'aveva. Ah! Ce l'aveva Sirio con lui. Ah sì, certo, ce l'ha ancora. C'è il dragone. Sì, sì. Chi è che c'ha il dragone? L'armatura di Pegasus, no? Dragone, c'ha l'armatura sua, quella è di Pegasus. Ma certo, l'ha appena riparata, sì, sì. Bravo Giovanni. Bella questa voce, che non si sa da dove viene. Sembra che Phoenix abbia poteri... La roccia dell'artiglio. Cioè, perché Andromeda conosce la roccia dell'artiglio? Perché è un grande appassionato dell'area, della regione. Ma che... È un geologo. E poi è un ragazzino di 12 anni, cioè, teoricamente lui, no? L'idea dei campanelli è geniale. Sì. Certo, col rumore che fanno. Sì, ma infatti... Ma... Da montagna a montagna. Come si fa? Bravo. L'hanno trovato, no? La roccia dell'artiglio. La roccia dell'artiglio. Ma non c'era bisogno di separarsi. Cioè, si separano, lo lasciano, lui senza armatura, Pegasus si prudente, certo. Infatti già da qua inizia questa cosa della separazione alle 5, sì, qui alle 12 case, poi ad Asgard, sì, a Nettuno. È vero, è vero. È il solito. Mi fate capire, diciamo... mi fate capire perché loro sono arrivati. Ah no, mi sa che era una, un ologramma, sì. Beh. Se non sbaglio, gliela porta Kiki, no? Qui forse Valerio ce lo può dire con quale posta celere gli ha portato la Ma questo ti paga? Che commissione c'è su questa spedizione? Sì, che nel fumetto significava anche che era diversa esteticamente, no? Nel momento in cui veniva restaurata. Invece qua è sempre uguale. Esteticamente mi pare che non cambi nulla, giusto? Mi è piaciuta questa parte quando viene un po' possessato dal cavallo, Seiya. Innamorato. Sì. E chi è? Eccolo il burlone. Chi è? Eccolo. È favoloso. Ma perché Kiki ha creato anche l'ologramma di Sirio? Esatto, perché è un burlone? Adesso ci fanno vedere questa villa a sette piani dove loro abitano. Esatto. Musica drammatica. Il mancato della questa musica. Sì, sì, sempre
e lui lo fa. Potranno evitarsi questa scena che è disegnata con i piedi. Sì, mamma mia, torniamo indietro di 10 episodi, effettivamente è terribile. E questa comunque era una scena fatta benissimo. Beh, sì. L'abbiamo commentata. Devo dire che stanno dei quel momenti maestro della guerra galattica che sono veramente fighi. Quel maestro che fa le burle, che ci dice che è molto malato, invece non era vero. C'era bisogno del salto. Beh, ma che vuoi mettere, scusa, che lo fai senza salto? Sangue a flotte. Ecco. Ma non è che era una burla anche questa? Sì, gli ha mentito sulle percentuali, ha detto sì, mi serve il 50% del sangue, al 30% muori, non era vero, gli servivano 4 gocce di sangue e poi... Non solo, ma poi perché dice per una grande causa? Non lo sa, magari invece... Infatti. E poi tra l'altro, se vi ricordate, quando dopo in futuro qualcun altro fa cose del genere, tipo i Cavalieri d'Oro a un certo punto, no, donano il sangue, in realtà non c'è tutta sto pathos, non rischia nessuno la vita, però vabbè. E soprattutto un filo proprio. Sì. Soprattutto? Un filo di sangue. Attenzione che sta perdendo i sensi. E beh, diventa cinereo. Cioè, ma vedi che era una burla. Ma sì, ha cominciato a mettergli alla prova già da qui. Quindi le poteva riparare. Vabbè, volevo vedere se ci cascavi. L'hai fatto, adesso le riparo. Cioè, dopo aver fatto un viaggio fino a lì era giusto metterlo anche un po' alla prova, no? Eh certo, ancora un po', no? Povero Sirio. Cioè, gli ha detto anche gli ingredienti che gli servivano, quindi non era vero che gli serviva il sangue. Comunque in effetti non sono fratelli, Emur e Kiki. No, non mi pare. Cioè, nell'anime dicono che sono fratelli, ma nel manga non è così. No, infatti sì, perché poi io... No, infatti, nel manga non mi pare che siano, che si dica no, male. È soltanto un allievo di Mur, ma non è un fratello. Mm-hmm. Scusate, ragazzi, ma cioè, lui adesso sta riparando l'arma, cioè l'ha messo prima nella condizione quasi di morte, e poi dice, non lo so se ce la farà, ma l'hai messo tu. E poi usa la polverina magica. La volontà di dragone. Comunque il sangue serviva, dai. Sì. Beh, sì. Ma sì, dai, no, un po' sì. No, anche perché, ripeto, ricordo delle scene successive, no, in cui anche i Cavalieri d'Oro donano, dopo le 12 case, donano il loro sangue per ripristinare le bronze. Quindi... È vero, sì, serve. Non ricordo, belle. Però, ripeto, là nessun Cavaliere d'Oro rischia la vita, tranquilli, fanno... È come anzi, quando fa la donazione... Sì. Ah, guarda che scena. A effetto. Beh. L'armatura sacra che... aspetta a me, ma perché? Ma già forse nel contratto aveva firmato per essere protagonista, evidentemente. Sì. Sapeva. C'era la promozione del momento. Esatto. Ha fatto un po' lo sporone. Comunque Pegasus Nero a me piacciono questi cavalieri neri, non ci posso fare niente, mi piacciono queste controparti cattive, sì. Mi piacciono. Sì, sì. E Pegasus Nero è disegnato meglio di Pegasus. Di Pegasus. Anche le stesse pose, è fantastico. Ivo De Palma neanche gli dà una sporcatura, niente. No, identico, sì. Quanto mi piaceva il fulmine di Pegasus con i piedi. Sì, ma neanche appunto neanche nei disegni e nell'animazione fanno nulla per differenziarli, no? Cioè, hanno le stesse pose anche quando attaccano, quando si muovono, se guardi.
Questo è un brutto colpo. Ma scusate, ma quindi c'è anche una Castalia nera che ha insegnato il fulmine di Pegasus nero a... No. Chi lo sa, le vie dei Cavalieri Neri sono infinite, effettivamente. Noi ne abbiamo visti solo 5, poi non si sa. 5, poi 4 in realtà. Anche lui, però, cioè non solo tu. Tra pochi minuti vedrai. Infatti. lo spirito guerrier che entro mi rugge. Ragazzi. Questi sono il cuore. Pure lui. E certo, perché c'ha il sangue del dragone, quindi ha preso pure le sue debolezze ormai. Il mortale fulmine di Pegasus. Mamma mia. Basta, adesso posso anche morire. Del fianco lo sento pure io ogni volta che vedo questo fulmine. È vero. Rende proprio l'idea, vero? Sì. Ecco, questa cosa da bambini si correva e poi dopo ti faceva male. Ti pungeva. Poi mi ha sempre fatto ridere questa cosa, no? Che quando quello poi cade e viene sconfitto, gli cade il pezzo dell'armatura che fino a prima non si sa da dove sbucava, no? Se li prende a te. Esatto. Da qualche parte doveva tenerlo quel pezzo. Guarda come è disegnato. Attenzione. Bene qui. La morte. Vi posso dire nero. Una cosa, ragazzi? Cioè, la morte di Pegasus Nero è esattamente della stessa dimensione di Sirio che avrebbe dato la vita per ricostruire le armature. Cioè, lui è andato lì solo per colpirlo una volta e morire. Sì. Esatto. Cioè, l'ha detto proprio, ha detto adesso devo colpirlo, basta. Cioè, ma lui è più fedele di Sirio. È vero. Ma qualcosa del genere, dopo lo... Vabbè, non spoileriamo, che qua tutti magari... Però qualcosa del genere poi la fanno anche gli altri, no? La fa anche Cigno Nero. Vogliamo tutti un Pegasus Nero nelle nostre file. comunque era tremenda. La morte atroce. La morte atroce era tremenda. Sì, che poi è bellissimo. Cioè, questo appena tutto contento, appena rimessa l'armatura luccicante. E adesso invece... adesso mangia la neve, mi ricordo da piccolo. Sì. Lo invidiavo tantissimo che mangiava. Sì. Ma Antonio ha tolto l'audio? Sì. Sì. Ecco qua. Ah, okay. Eccolo. Ha mangiato la granita al limone prima. Brutta allergia. Un'orticaria. Bravo, sì. L'orticaria. L'hai tolto da bocca. Ma quella morte di Nero era terribile, ragazzi. Sì. Che poi, cade con tutti i pezzi. Bellissimo. I pezzi non cadono più giù, rimangono. Infatti, io ricordo, stavo sempre in ansia di questi pezzi che non si sa dove cadevano. Infatti. Attenzione, perché hanno ricambiato il doppiatore anche a Cigno Nero. Sì, perché l'altra volta era un'altra voce, è vero. Ankoku Blizzard, cioè non gli fa niente, no, proprio, cioè non ne ha fatto niente, ragazzi, cioè. Quello francese è vento di terra, quello là è nero, vedi, con la polvere, esatto, neve sporca, è sporca quella polvere. Madonna, che ragazzi, cioè, a lui il ghiaccio non gli fa niente, perché dice che vuoi fare a me col ghiaccio, invece però a Cigno Nero il ghiaccio gli fa. Sì, infatti. Cioè, della serie dovete distruggerli in pochi minuti perché c'è rimasto poco alla fine della puntata. Esatto.
già si sente sconfitto. Esatto. Nonostante era disegnato benissimo, stato solo bloccato. Mi fa la danza? Sì. Mi fa la danza. Bella. però questa... sì. Però è un errore tattico. Come scopriremo tra poco. Tutto. Esatto, poi non si sa come fa sta cosa, però vabbè. Ah, vedi come l'hanno tradotto? Era l'Aurora Thunder Attack. Sì. Vortice fulminante dell'Aurora. Vortice fulminante dell'Aurora. Bello! Comunque praticamente non è riuscito a fare niente, signorino. Niente. No. Che bello, è sceso da, stava sopra un sasso, è sceso e basta, solo questo ha fatto. Sì. Ha scagliato un po' di polverina così, ma sì. Tra l'altro nella scorsa puntata, quella dei Cavalieri Neri, non si era comportato male. Infatti. Infatti. Vero. La prima volta, sì, quando si sono presentati, era più aggressivo, dai. Vero. Cosa? Qui una figura terribile, però. Madonna. Cioè, addirittura, ma questo pure era un componente fondamentale della mia squadra, sarebbe stato. Cioè, lui ha memorizzato. Ha memorizzato. Sì, sì. Nella destina. Cioè, gliela manda con la telecinesi. Con la telecinesi, ma questo è un... È potentissimo! In realtà è potentissimo, si è fatto sconfiggere così apposta. È esploso. Poi esplode. Dice, grazie, ho capito. Questo era uno dei primi SMS della storia degli esatto. anni. Esatto. Tra l'altro Phoenix non sapeva niente, ha detto, ma cos'è quello? È bello perché tutti sanno tutto di tutti, certo. Cioè, quello che accade altrove. Sì, sì. Mi è sembrato di sentire un campanellino. Però dice: ma chi se ne frega? Io voglio andare a sconfiggere Phoenix. Quindi... Nel frattempo, Pegasus ha un'orticaria pazzesca. Nella prossima puntata. Sono Pegasus nero. Ma dove sono stati addestrati? I cavalieri neri, dove sono stati? In Africa. Dove sono stati? Addestrati, in Africa. Chi lo sa? Nell'isola della Regina Nera? Che coatto, Crystal. Sì, perché Phoenix invece... Infatti, okay, stava, queste prime puntate stava avanti a tutti, ragazzi. È vero. Poi si è perso per strada. No, all'inizio poi sembrava un personaggio molto determinato. Ma poi invece, quando comincia a uscire fuori la storia della madre, invece diventa sempre Cambia. Quello. Sì. Piagnucolone. Sì. Bello, mi è piaciuto. Ragazzi. Sì. È finita? Sì. È finita. Allora, le cose belle finiscono purtroppo. Dai, cominciamo con le considerazioni. Allora, guarda, parto io al volo. Allora, secondo me puntata abbastanza frettolosa, perché ovviamente devono andare un po' a finire questa saga dei Cavalieri Neri. Probabilmente arrivavano anche notizie in studio che Kurumada stesse andando avanti con il manga. La dice, vabbè, allora sbrigatevi a disegnare che sconfigge Cigno Nero, che Kurumada sta andando avanti. Un po' tutto molto veloce, però ci sono due quadretti. Aspettate che accendo le luci, il mio tecnico delle luci. Ecco, ci sono due quadretti che io metterei lì e me li sono portati adesso rivedendoli da quando sono bambino. Allora,
la prima volta che si vede il volo del cigno con quella canzone molto giapponese, così a gratis, quello mi piace tantissimo perché è completamente a gratis, cioè dice, io mi immagino la scena, ragazzi facciamo qualcosa per avvalorare questo colpo che adesso ha fatto Chris, ah sì, facciamo dei cigni che volano sul lago con una lirica di sottofondo, sì sì facciamola, facciamola, ma guardate che questo è un premio, un regalo, ragazzi, non si fanno più queste cose. Poi vabbè, la danza del cigno che mi piace tantissimo e l'immagine che secondo me è molto volta. Sì, esatto, la e l'immagine finale quando indossa l'armatura Crystal per la prima volta, ci sta questa musica bella sotto, giusto? Bravo, è vero, sì, è la seconda volta. E poi l'immagine a fermo, poi adesso vi faccio parlare, che si ferma quando Crystal arriva da Phoenix, parte il combattimento e si ferma l'immagine con vieni Crystal, Quello lo riprenderanno poi molto in Kenny il Guerriero, che il Guerriero tantissime puntate finivano con si bloccava il disegno fatto a mano, no? Bellissimo. E GL. Anche la sigla di Ken 2 finiva così, col cazzottone scagliato dai contendenti. Fichissimo. Allora, vabbè, episodio sì, sono d'accordo, frettoloso, nel senso, ma un po' tutte le vicende che si accavallano qui, a parte gli scontri, quelli che decisivi, un po' frettolosi. I marinieri hanno un loro perché, ad esempio, quello che stavamo dicendo durante la puntata, questi due qui muoiono in maniera abbastanza frettolosa, però effettivamente sono molto devoti, no? A Phoenix, e quindi è una cosa interessante da vedere. E poi il prossimo scontro sarà molto meno frettoloso perché il personaggio del Dragone Nero sarà un po' più approfondito, no? Rispetto agli altri, anche più forte. Perché? Perché ovviamente adesso Sirio, che sta già un po' emaciato, no? Mezzo e mezzo, non può diciamo, stancarsi troppo, dovrà ovviamente scontrarsi col più forte degli avversari. Come il suo solito, sì, esatto. Anziché stavolta non si deve, vabbè. No, per il resto, sì, la scena finale lì, certo, con due personaggi che in questo momento, come dicevamo, sono veramente non so, fanno a gara di testosterone, no? Crystal e Phoenix nei primi episodi sembra quasi che siano loro due i rivali principali, è vero. E poi, vabbè, insomma, quel fatto della morte atroce, anche ricordo che da bambino mi c'è molto effetto, perché effettivamente quella scena che dicevamo prima con Giovanni, quel colpo nero che arriva sull'addome, è come se lo sentissi, no? Quando lo vedi, e poi gli effetti che si vedono dopo, insomma, fanno abbastanza impressione. Ricordo anche scene che poi commenteremo nel prossimo episodio, di quando poi Sirio cerca di curare Pegasus, ferito, insomma, poi però questo è storia per un'altra puntata. Valerio! Sì, io sono d'accordo con voi, è una puntata un po' frettolosa e che sembra quasi che lascia spazio, no? Come il respiro prima della battaglia, no? Come se dopo succede qualcosa di molto importante, ecco, quindi non c'è poi un granché da vedere, a parte il discorso di Crystal, il combattimento con il Crystal Nero, ovviamente, che dura pochissimo. Poi c'è questo interessantissimo SMS primordiale, se vogliamo, e sono d'accordo con te comunque, Francesco, per quanto riguarda la danza disco dance di Crystal, interessantissimo, bello, e anche il volo di Crystal, insomma, quindi bella comunque, dai, bella. Vogliamo dire che Cigno Nero era potenzialmente uno dei più, cioè, pensate, Cigno Nero col settimo senso, cioè, lui poteva anche immagazzinare i colpi degli avversari e teletrasportare pezzi di parte della sua armatura. Ragazzi, stiamo riscoprendo un personaggione. Giovanni. E allora, sì, anche io sono d'accordo con Engiel e con Dioscuri, ma io devo dire che, come ho detto pure la volta scorsa, a me questi Cavalieri Neri, per quanto anche inutili, però sono stati proprio i primi avversari, no? Perché
fino a qualche episodio fa si stavano combattendo tra di loro durante la guerra galattica, quindi sono stati proprio gli avversari. E in quanto tali, ecco, bisognava iniziare da un livello di forza pari a zero, quindi per quanto siano anche carini, no? Abbiamo il fulmine di Pegasus nero, la polvere di diamante nera, eccetera, eccetera. Che ovviamente si differenzia però, no? Nel danno che poi questi colpi subiscono, cioè fanno subire dai colpi dei nostri eroi. Vorrei solo capire effettivamente di che materiale sono poi queste armature nere, non so se sono sempre di bronzo o un materiale ancora più scadente, però ripeto, a me questi cavalieri neri sono sempre piaciuti, anche nella loro, diciamo, quasi inutilità. Certamente poi lo scontro col dragone nero sarà quello più bello, esatto. Però come primi nemici, dai, ci sta, perché poi anche i nostri eroi non è che erano al massimo, no, certo, della loro forza. È vero. Sì, infatti, hai ragione, a dai. A questo punto sì, diamo sì, la parola a Antonio. Sì, hai ragione, Giovanni, ha detto quello che volevo dire io, e quindi l'incontro più bello è quello di Dragone Nero e Andromeda Nero, perché dalle catene escono i serpenti. Ah, i serpenti. Il vero Andromeda, quello là nero, che è cattivo, non è quello là fragile, buono, che vediamo sempre noi, avete capito, ragazzi? Però mio caro Licantropus, ancora non l'abbiamo visto questo Andromeda nero, quindi volevamo sapere, la tua, caro Licantropus, volevamo sapere la tua su Cigno Nero e Pegasus Nero. Eh sì, sono d'accordo con i ragazzi, sono stati un poco molto frettolosi i combattimenti, senza un minimo sangue versato come il dragone nero che vedremo nel nostro. Avrei voluto qualcosa un poco più di concreto a livello di combattimento, un poco più violento, dai, questo è. Credo che sarai accontentato nelle prossime puntate. Vediamo. Sì. A violenza ce ne avremo a bizzeffe. Io volevo fare un ultimo sguardo a questi due personaggi, perché credo che abbiano voluto fare un parallelo su una cosa che in questo momento è abbastanza evidente. E nel senso, la devozione che dimostrano Pegasus Nero e Cigno Nero a Fenix è assolutamente sproporzionata rispetto invece a quello che dimostra Crystal, che in questo momento è sì molto sfacciato, ma quando sente il campanellino prosegue dicendo Fenix sto arrivando, e in realtà lui avrebbe dovuto, cosa che farà poi sicuramente più avanti, perché diventa, però è un passaggio che ti fa capire che Crystal in quel momento pensa soltanto ai fatti suoi. Sì, beh, ma infatti lui lo dice, sono l'unico che può battere Fenix, perciò lui continua il suo percorso. E poi effettivamente sì, cioè, era troppo presto affinché si creasse quel vero legame proprio fra tutti. Al momento l'abbiamo visto solo tra Dragone e Pegasus che si è iniziato a creare questo legame. Gli altri sono lì, ci sono il gruppetto, ma di strada ce n'è ancora un po' da fare. Beh. E poi una nota su Andromeda. Andromeda ne sa una più del diavolo, eh? Conosce la roccia del leone, poi si porta dietro dei campanelli, così che la tattica non c'è. Cioè, perché si sono separati? Per trovare prima Fenix? Infatti. Sì, è così. Sì. Andromeda del futuro. Era questa la loro tattica. Cioè, in effetti loro avrebbero comunque dovuto trovare prima le loro controparti nere, perché dovevano recuperare questi pezzi. Ma non ricordo se loro lo sapevano oppure era una cosa che gli è stata detta lì per lì. E quindi l'intento era di trovare Fenix e perciò poi si sono divisi, invece poi la storia è cambiata, ma non lo ricordo questo dettaglio. Non c'è stata menzione, fra l'altro a questo punto mi chiedo se Pegasus avesse incontrato Cigno Nero.
Questo me lo sono sempre chiesto. Guarda caso si trovano uno per uno accoppiati perfettamente. Vabbè, è quello. È il Deus ex machina che vediamo in tutte le opere, in tutti i film anche, dai. Accettiamolo. I fantastici accadimenti dei cartoni giapponesi. Sì, sì, vabbè. Andiamo di Cantropus. Pensa Francesco, se Pegasus avrebbe incontrato Dragone Nero combattendo per la seconda volta contro Dragone, secondo me era ancora più duro là, il combattimento. Può darsi. Adesso non ricordo se Dragone Nero ha dei punti deboli, e poi lo vedremo nelle prossime puntate. Avrei ripuntato a colpire il cuore. Così. Ragazzi, credo che ci siamo, abbiamo visto anche la puntata numero 11, ci vediamo la prossima, fra due settimane, per la puntata 12. Siamo quasi arrivati alla fine dei Cavalieri Neri. Manca poco. Mi raccomando, seguiteci su Limen Friends, la pagina Facebook, quella Instagram, che siamo sempre molto attivi anche su altri argomenti. Io vi saluto tutti, ragazzi, e buonanotte. Ciao a tutti, alla prossima. A tutti, ragazzi. Bruciate il cosmo. Ciao, buonanotte. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, I love you.